Quanti sono? Ma credo che sia uno solo. È morto? No, no, è solo svenuto. Gli è andata bene? Dice che non è morto. Circolare. Penso, ce la faccio. Presto mi si spegne il motore. Riprovo, non c'è mezzo. Lui certamente avrà detto, gli passo davanti. Ero già quasi fermo, ma veniva in su lui. Allora, ha frenato, ma andava meno a 100, quindi già slittato come una saponetta. Me lo vedo venire addosso, dico, ci siamo, mentre sotto. All'ultimo momento, che so, manco 10 metri, riesce a raddrizzare e mi passa dietro. Io dico, oh, bene, bravo, bang, mi dà una botta di dietro. Allora, poi... Dopo è semplice, testa coda, ha rimbalzato su di me ed è entrato nel fosso. Con le due ruote. Ha provato a tenerla, niente. Allora si è ribaltato ed è andato contro l'albero.
Che cosa fai? Guardo te. Traduco questa pagina e ti faccio il caffè. Come si dice? Senti, come potrei vendere l'idea di, come dire, mentire, ma più che mentire, raccontare delle storie. In tedesco è verschöner, significa mentire, ma quando si inventa. Contar balle. Ecco, contar balle. Contar balle. Duelle. Oh, sto finendo. Ehi. Ehi! Oh. Hai riempito quelle carte per Tunisi? Mi ascolti? Sì. Dico, se hai riempito quelle carte per Tunisi. Ancora no. Vorrei che fossimo già partiti. Accidenti. Me le firmerai subito e le spedirò stamani o a luglio saremo ancora qui. Questa è la casa sull'isola? Sì. Che età aveva tuo figlio qui? Non so, 15, 16. Quella è di 3 anni fa. Era bella, Katrin. È sempre bella. Sì. Mi ci porterai? Subito, se vuoi. Preparati, torniamo lunedì. Lo dico, ma non voglio andarci. Non vengo in un'isola che hai già sfruttato. Perché mi ami? Perché sei brutta e vecchia. Che cos'è? Paura. Di che? Non lo so. Paura che tu abbia paura di me, di noi. Ora che cambieremo paesaggio. Ho paura che ti annoierai con me. Con te? Mm-hmm. È che sai, io sono una... Una seccatrice. Proprio così. Cosa fai? Oh, cosa fai? Sto cambiando il mese. Che bellezza. Il tempo passa. Pensa, il prossimo lo cambierò laggiù. Non vi disturbo. Ma no, via, lei non disturba mai. Venga. Andavo da Rapno, ho visto giù la macchina di mio figlio, non ho resistito. Vuole un caffè? No, o se no leggero. Non dormo più come una volta. Sono i pensieri. Jean dice che è l'età. Oh, poverina. Ti crede vecchio e ne approfitti. Ciao, papà. Ma dirò tutto a Jean. Le direi cosa? T'ho visto. Lunedì. Con la Fontaine. A me? A Lussemburgo. La baciavi. Le sembra il modo di parlare a un padre? Figurati che non ho più visto la signora Fontaine dal giorno del funerale di suo marito. La sta consolando? Se lo dicesse davanti a Jean, che non ha senso umoristico, non è come tua madre. Sua madre sì che ne aveva di senso umoristico. Quando Pierre era piccolo. Quando ero piccolo non c'eri. Eh? Anzitutto non è affatto vero. E poi ero giovane. Che stavo dicendo? Vuoi un caffè?
Sì, sì. È meravigliosa, hai gusto come tuo padre. Oddio, era meravigliosa anche tua moglie. Insomma... Siediti, siediti. No, no, solo un salutino. Che ti volevo dire, aspetta. Ah, sì. Mi trovo un po' in difficoltà al momento. Oh, mi dirai che è un'inezia. Ma se non puoi, non ha nessuna importanza. Me la sbrigherò altrimenti. Quanto vuoi? Oh, 100, 120. Come vuoi, quando puoi. E ora parlami della Tunisia. Dice Helen che forse ci starete 3 anni. 3 anni, sono 3 anni. E così abbandoni il tuo vecchio padre. Quanti anni ha ora? 72. Sempre fidanzata? Sempre. Ti prendo una sigaretta. Come sta Helen? Helen? Sta bene. Lascialo passare, è un prepotente. Sai, ho litigato con Katrina. Come mai? Per colpa tua. Le parlavo male di te. Sei un amico. Dicevo che deformi la realtà. Tendi a vedere tutto bello. E poi... ci sbatti la testa. Ma sei tu che fai così. Specie in affari. Siamo una bella società. No, l'anonima sognatori. Parla per te. Beh, e i box? Come i box? Quali box? Per le macchine. E me lo domando dove sono i box. Basta guardare il progetto. Ah, io non guardo il progetto, caro mio. Io guardo il cantiere. E non ci vedo i box davanti al blocco 4C. I garage sono sotterranei. Sopra i garage c'è il prato. Mi piace tanto l'erba, signor Barré, ma sa benissimo che si può trovare spazio per una trentina di box in superficie senza che per questo debba crollare il mondo. Comunque è partita la pubblicità. I fabbricati sud e sud-est si consegnano con i box. Così daremo quello che promettiamo. Non mi sembra possibile. Vuole scherzare? È già deciso. Deciso da chi? Da chi? Da chi? Dalla società, da tutti. Ma non da noi. Non da me. E io vi dico che chi s'affaccerà alle finestre vedrà giardini e non cemento. Mi dispiace tanto, ma se rilegge il suo contratto vedrà che c'è una clausola che... Il mio contratto ve lo posso sbattere in faccia. Perché finché ci sono io, se vedo i vostri bunker su quel prato, ve li spiano. Ci abiterete voi? No. E allora da voi faccio passare le pugne sotto le finestre. Vi sta bene? Se pensate prima alla pubblicità e al progetto, poi peggio per voi, me ne frego io. Signor Verard, queste cose le dirà al signor Wilkinson. Wilkinson? Non so nemmeno chi sia. Non lo conosce. Non sa chi è. Com'è andata all'isola? Molto bene. Molto vento. Sei tornata? Ieri sera. Vedrai i tuoi alberelli. Sono più alti di te. Il giardino è nature come piace a me. Quella serranda, sempre balorda. Avevano promesso di ripararla, ma tu li conosci. Dovevi mettere la barca in acqua. L'anno scorso l'hai lasciata in secco, diventerà legna da ardere. È un po' pesante per me.
Forse sarebbe meglio venderle ora che non vieni più. Chiedila a Betra. Ma non so se viene quest'anno. Sai, hanno finito il caminetto in camera sua, ma hanno rotto il tavolino. Quale tavolino? Come, quello vale? Eh sì. Vai a Rennes domani. Domani? I tedeschi arriveranno a luna. Ah, sì, è vero. Ah. Come hanno fatto a rompere il tavolino? Senti, Pier, sbaglio io a parlarti dell'isola. Gli anni passano, la vita è breve. Tu hai la tua, io la mia. Tutto fila. Allora, volevo dire, le fatture e i documenti di Renzo sono a casa. Li passi a prendere stasera? No, stasera non potrei. Passerò in giornata. Ah. Hai la chiave? Sì. Signora Berard, al telefono. No. No, Paul, no. Non possiamo parlarne ora. Facciamo stasera. Sii gentile, passami a prendere. Ah, sì. Lo sai benissimo. Anch'io. Anch'io. Ciao. Hai detto a Bertrand che partivi? Non gliel'hai detto tu? Pierre. Ciao, Git. Mi hai spaventato. Rimani seduta. Come va? Non ci lamentiamo. Mi hai spaventato. E i nipotini? Adesso arrivano per due. Aline ha avuto i gemelli. Te la ricordi, Aline? Sì. Era la cocca di tua madre. Quando eravate piccoli vi credevano fratello e sorella. Ha avuto i gemelli. Era lei che mi riempiva sempre di botte. Oh, sentitelo lui, la povera vittima. Mi sembra impossibile che tu sia già un uomo. Ma quanto tempo era che non ti vedevo? Parecchio. Sei felice? Sì. E tu? Oh, io. Sai quanti anni ho? Non lo so. 102, 103, 105? Ne ho fatti 76 ieri. Attenta ai giovanotti. Sei sempre bella. Ti pensai tanto quando morì il tuo cane? Pensavo avrà un gran dispiacere. Non me l'hanno detto. Era l'ultimo cane di casa. Ai tempi di tuo nonno Alex ce n'erano almeno 3 o 4. Catherine dice che non vuole più cani. In fondo ha ragione. Perché ti ci affezioni. E quando muoiono sono gran dispiacere.
Così? Ci sono? Sì. La spazzola. Paul, la spazzola. La spazzola, Paul. Sì, ragazzo, spazzola. Bravo il nostro Paul, efficientissimo. Non sapevo che eri qui. Neanche io di te. Ti presento Anna, un'amica. Mio padre. Buongiorno. Buongiorno. Beh, io devo andare. T'accompagno. Buongiorno. Buongiorno. Papà, l'accompagna alla porta. Che serve? A niente. E ti diverte? Non è un divertimento, li costruisco e li vendo. Questo è un uccellino. Incontra molto. C'è chi degli uccelli ama il canto ma non ne sopporta gli inconvenienti. Pulire la gabbia, nutrirli. Poi c'è il rischio che scappino. Però gli piacerebbe sentirli cinguettare in casa. Allora io ho inventato questo uccellino. Questo non sporca, regolabile. Se lo vuoi più allegro. E poi c'è anche un altro vantaggio, è che il tono è costante, non può cambiare. E così col tempo diventa un rumore familiare che si inserisce nel quadro domestico. Di conseguenza è un po' un animale domestico. Un canarino a batterie. E ne hai venduti? Una quarantina. Cari? Insomma, anche questo è buono. Ancora non funziona, manco un pezzo. Sfugge ad ogni logica. Gli inglesi me ne hanno ordinati 100. Se non partissi avrei di che lavorare per un anno. Parti? Anche tu, a quanto ho saputo. Ho avuto il rinvio per il militare. Ho messo su una cosa con amici. Una cosa, cioè? Una piccola società. Hai visto Git? Sì. Vuoi... beviamo qualcosa? Sì, certo. Ci sono dei bicchieri lì sulla biblioteca. C'è un fondo di pernotti, va? Va bene. Il ghiaccio sarà lì sul tavolo. Basta, basta. Acqua? Sì. Grazie. Ti serve niente? No, no, me la cavo. Sarebbe bello stare un po' insieme quest'estate. 15 giorni, uscire in barca. Ma tu non puoi. Un melone, uno. Allora, arriva con le bistecche ai ferri? Ha ha ha.
No, se no resto brulla per tutto il giorno. Brilla? Brilla. Siamo a cena dai miei, te lo ricordi? Già. Non ti secca? Ma no, mi piace tua madre. Vuoi che lo diciamo anche a François? Verrà qui? Diglielo. No, non li mettere. Ma senza non vedo niente. Quello che c'è intorno te lo racconto io. Che altro vuoi vedere? Te, per esempio. Sono qui. Sono io. Ho portato quelle carte. Me le devi firmare ora. Così le spedirò nel pomeriggio. Lasciamele che vedo per le date. Come per le date? A luglio devo andare in vacanza con mio figlio, 15 giorni. Non me l'avevi detto. L'ho visto stamattina. Andrai all'isola? Sì. Che gioia per tua moglie. Catherine non c'entra. Vado per mio figlio. Dessert? Due caffè, per favore, subito. Non mi credi? Ah, sì, sì, ti credo, certo. Ma allora quando si parte? Dopo. Aiutami a capire. Mi hai detto che sarete due a presentare i progetti il 5 luglio a Tunisi. Quello di Milano e tu. Sì. Se non sarai là il 5, sceglieranno il progetto dell'italiano. È un lavoro da 1 miliardo. Se il mio progetto è migliore, aspetteranno, no? Non sono mica l'ultimo arrivato. Non partiremo mai. Cosa? Buongiorno. Buongiorno. Che cosa cerchi? Eh beh, una sedia. Si metta qui, io vado via. Chi soffre di più della tua partenza sono io. Ti rendi conto? 32 anni inseparabili. E poi mi pianti per una donna. Sporcaccione! Non hai sete? No. Beh, vieni a bere lo stesso. Milania del Paschrank. Conosci il Paschrank? No. Ah, allora, ragazzo, prova a immaginare un campo di fiori d'oro con un ruscello in mezzo. Il mese d'aprile. Tu bevi il mese d'aprile. Gli hanno mandato un barile. È un vino raro che si basa sul principio dello scoppio ritardato.
Non mi ami più. Ecco, sì, non ti amo più. Sei molto bella. Dov'è l'automatico? Non importa, ho già suonato. Ah, oh, ciao, mamma. Come, ma come siete al buio? Ciao, tesoro. Buonasera, signora. E quei fiori, che meraviglia, Pierre. Grazie. Ah, oh, Ellen, come stai? Bene, ti vedo proprio bella. E perché è felice? Alla sua età, se uno è infelice, è perché lo fa apposta. Simpatica serata. Simpatica davvero. Non ti ho costretto io a venirci. Sapevo che sarebbe stato un disastro. Perché un disastro? Sia di famiglia. Non ami la famiglia? Quello che non amo è perdere tempo. Perdere tempo è seccante. Sì, molto seccante. Seccante come un uomo che può stare una serata intera senza rivolgermi la parola. Seccante da morire. Casomai ero molto preso, parlavo con tuo padre, tua madre, gli amici. Dove vuoi arrivare? Vuoi che ci lasciamo? Io feci così con te un anno fa. Quella faccia, quel silenzio. Perché avevi passato una serata con una ragazza. In generale gli uomini dicono smetti di parlare, tu mi dicesti smetti di tacere. E io smisi. Perché pensai che mi avresti lasciato. Quando sarai alla tua isola con Catherine sarà diverso. Le serate saranno più allegre. Lo spero. E a Tunisi con te come saranno? Non ci andremo mai a Tunisi. Non parliamo più di partenze, le strapperò quelle carte. Ah, sì? Dopo tuo figlio ci sarà un'altra cosa. Tuo padre, il tuo lavoro, il tuo amico François, la tua isola, qualunque pretesto sarà buono. Tu non vuoi partire. Hai paura di sentirtelo dire, ma io te lo dico. Tu mi ami perché sono qui. Ma se devi attraversare la strada per raggiungermi, ci rinunci. Sei vecchio dentro. Quell'aereo non partirà mai con te. Il guaio è che non hai più entusiasmi. Ma perché non ritorni a casa tua? Tanto ti aspettano, va. Chi sono io? Un amante che ti fa una scenata in macchina, è penoso. Ma non ho altre risorse per impedirti di dormire. Scendi. E io ti guardo. E ho voglia di piangere perché sono stanca. Sono stanca di amarti. Scendi, Ren. Ma parcheggia la macchina, non la lascerai qui in mezzo, no? Vado a Rennes. E parti ora? Ho un impegno domattina. E parti così, senza niente? Comprerò i calzini per strada. Amo l'avventura. Non posso darti quello che non hai più.
Un'isola, degli amici d'altri tempi, una barca, una scuola, che ne so io. Una città, delle strade, un giardino. Dei ricordi. Noi non abbiamo ricordi e per te è come se non avessi figli. Un fallimento. Ma che posso farci? Non hai niente da dirmi? No. Va bene. Mi telefonerai? Ma certo. Francchi 450 550 650 550 600 650 650 700 750 750 800 850. Allora? 900 il signore in seconda fila. Bene. 1000 franchi. Lo battiamo? Signora, ho sentito bene, 1100. Non si faccia sfuggire questa occasione, signora. Per 100 franchi. 1200. 1200. Che dice il signore in fondo? Va bene, allora aggiudico. 1200, 1 e 2. 1800. Aggiudicato al signore. Aggiudicato per 1800 a quel signore in fondo. Ecco. Grazie. Non lo avrà prima di 8 giorni. Perché? L'isola di Renan è qui, bisogna arrivarci. E qua di faccia? Chi le dice di no, ma bisogna arrivarci. È molto carino, ci tenevo. Non fa niente. Non avrei neanche saputo dove metterlo. Non ha una casa qui? No, sono in gita. Ma sono sola e senza un comò. Torno a Parigi. Ah, mi avvilisce. Dove sta a Parigi? Hai trovato qualcosa? Un piccolo comò. Ah, e com'è? Rinascimento. Divertente, vedrai, carino. Andiamo a mangiare? Ma lo sai che mi è caduto il pullover nell'acqua? E allora? E allora sono così. Hai paura di aver freddo? No, ma... Mi piaci così. Vieni. Su, vieni.
Sono stanca, Pierre. Stanca di amarti. Sono stanco anch'io. Spiegare, parlare. Bisogna smettere. Smettere. Non so amarti, non so parlarti. Ma so andarmene. Non so scrivere lunghe lettere. Maledizione! Scusi, mi è partito il radiatore. Salga, salga. Annette! Mi scusi. Prego. Basta anche un sasso. È vero? Il radiatore si può anche spaccare perché non ci metti l'acqua. L'avevo messa. Quelli però si chiederanno perché non arriviamo. E beh, non c'è che telefonare. A quest'ora. Saranno a pescare. E allora che vuoi che ti dica? Alla prima città prendiamo un tassì. Ah, oh, no. Non dire sciocchezze. Dico le sciocchezze adesso. Troveremo sicuramente un meccanico, solo che ci vorranno un paio di giorni. Non sarà meglio tornare indietro? Ma neanche per solo. Poi dove siamo? Non lo so. Non lo sa. Signorine? Sì? Non avrebbe una busta, per favore? Una busta? Adesso chiedo. Una busta. Oddio, non è cristallo, però è fragile. Allora lo spedisce assicurato? Ma arriva dopo? Ma no, soltanto che deve riempire il modulo laggiù. Grazie. Qui si è interrotta la comunicazione. Allora riattacchi, richiamo. C'è niente in fermo posto a nome Ménage, per Ménage, favore. Come Ménage? Chieda alla telefonista. Un francobollo da quanto? E c'è niente in fermo posto a nome Ménage, per favore. Aspetti, ora vedo. Lo vuole da 30 o da 40? No. Io vorrei telefonare a Parigi. Puoi avere Parigi? Aspetta che la provo Chiberon. Che numero vuole? Babylon 3077. Allora niente francobolli? No, ma non Chiberon, Parigi. Sì, sì. Ma le linee saranno tutte occupate. Beh, ci proviamo. Ecco Babylon. Pronto? Abbonati assenti. Ha chiesto Babylon 3077? Sì. Signora Elena Altig, assente fino a mezzogiorno e mezzo. Vuole lasciarmi il suo nome? No, no, grazie. Nessun messaggio? Sì. Le può dire che è attesa stasera a Rennes, all'hotel du Guesclin, con impazienza. Ripeto il messaggio. È atteso a Rennes all'hotel di Guesclin con impazienza. Sì, brava. Grazie, signorina. 20 minuti d'attesa, va bene? Va bene. Un'unità, 3,80. Assicurata, per favore. Mi scusi, ma ho fretta. Cosa mi ha preso? Ma davvero voglio di lasciarti? Ti amo.
Subito. Subito. Il matrimonio. Matrimonio. Devo fare.